Il suo nome è Rosângela Almeida dos Santos, 37 anni di età, e pensate che sarebbe stata per ben 11 giorni a combattere tentando di uscire dalla bara in cui era stata letteralmente inumata. La donna infatti è stata sepolta viva. Una vicenda terribile, raccapricciante, che lascia veramente paura, terribile devastazione di tutti quelli che eventualmente la possono andare a provare. Infatti, in un cimitero a Riachão das Neves, nella parte nord settentrionale del Brasile, nella bara dopo essere stata riesumata, sono state trovate tracce di sangue recenti. Il corpo aveva delle ferite ai polsi che appunto dimostrano che ha cercato in tutti i modi la donna in questione di uscire fuori dal sepolcro. Alla chiamata d'attenzione del cimitero, alcune persone che per giorni hanno percepito delle fortissime urla, ma anche dei colpetti che provenivano dall'interno della bara. La tomba poi è stata localizzata, è stata riesumata, il corpo era ancora caldo ed era girato in una posizione molto diversa rispetto a quella in cui era stato messo nel momento in cui è stato inumato. La donna aveva delle ferite piuttosto elevate sulle mani, sulla fronte. È come se avesse cercato di uscire in tutti i modi dal luogo, o meglio dal luogo di inumazione, va bene? Si fa presente che la donna soffriva di svenimenti, arresti cardiaci, shock settico, prima di essere emesso il certificato di morte. Era sposata, non aveva figli e avrebbe avuto ripetuti svenimenti quando era in vita 7 anni, per ben 7 anni, forse anche per aver abusato di farmaci anticonvulsionanti. Insomma, una vicenda letteralmente scioccante, turbante, che ha creato un sentimento di shock in tutto il Brasile, anche perché tutti ne parlano, chi più, chi meno. Ciao da Leandro, narrato in italiano, e al prossimo, vi ringrazio a tutti.